Uomini e donne news, Nicole mette le scarpe al cagnolino, è polemica. Nicole Mazzucato criticata sui social per aver messo le scarpe al cane, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne risponde così. Non succede di rado che le persone più seguite sui social vengano prese di mira per aver detto o fatto qualcosa di poco gradito agli utenti. Questa volta, per esempio, è toccato a Nicole Mazzucato, un tempo corteggiatrice di Uomini e donne e attuale partner di Fabio Collorecchio, a fare arrabbiare i followers della ragazza. Pare siano stati delle scarpe, ma non sue, ma del suo cagnolino. Nicole, come a lei stessa raccontato in una Instagram Stories, ha fatto indossare all'animale delle calzature, irritando in questo modo alcuni dei suoi seguaci, preoccupati del fatto che il cane, in qualche modo, potesse farsi del male. L'ex di Uomini e donne però, venutasi a creare la polemica, ha voluto specificare alcune cose. Il suo cane a casa viene trattato meglio delle persone, ha detto lei, e le scarpe, ha spiegato poi, sono state comprate apposta per non far patire freddo alla bestiola. Quelle scarpe lì sono fatte apposta per i cani, dice lei su Instagram, e soprattutto per la taglia del mio cane. Si tratterebbe infatti di un accessorio molto diffuso, aggiunge poi lei, pensato apposta per gli animali. Se proprio non sapete cosa dire, meglio che state in silenzio, afferma inoltre la ragazza, quindi state sereni e godetevi il vostro Natale. Nicole Mazzucato troppo magra? La polemica? Nicole è stata spesso accusata sui social di essere sottopeso e, quindi, fuori forma. La ragazza, secondo molti, sarebbe troppo magra e, per questo motivo, dovrebbe sforzarsi a mangiare di più. Di recente su Instagram un utente ha di nuovo ribadito questa cosa, lasciando un commento al riguardo sotto un suo video. La Mazzucato però ha specificato, ancora una volta, di non avere nessun problema fisico. E la mia costituzione, sono così sempre, ha risposto lei, cercando, una volta per tutte, di mettere fine a questa discussione,